Parliamo di una spesa di oltre 16 milioni di euro a favore delle infrastrutture portuali. 62 comuni siciliani, 62 comuni costieri potranno usufruire di questi interventi per ammodernare i porti, per consolidare le strutture di sicurezza, per portare delle innovazioni. L'importante è stare accanto ai pescatori. In Sicilia abbiamo 2.750 imbarcazioni, quasi 10.000 addetti. Speriamo che nel corso degli anni possa crescere il numero degli addetti, speriamo che i giovani possano accostarsi a questa straordinaria attività che è la pesca. E nei prossimi mesi abbiamo previsto per i prossimi mesi un altro intervento copioso finalizzato sempre all'ammodernamento dei porti e all'abbellimento dei centri, dei borghi marinari, perché fare turismo e fare pesca credo che sia un binomio assolutamente possibile anche in Sicilia, soprattutto in Sicilia, se è vero che è stato già sperimentato altrove. I lavori potrebbero già cominciare nello spazio di 3-4 mesi, perché i tempi tecnici sono quelli non fissati da noi, ma già si stanno firmando i decreti di finanziamento, quindi avendo la risorsa disponibile si può benissimo cominciare ad avviare la procedura. Io credo che entro l'anno prossimo molti di questi interventi potranno già essere realizzati. Devo dire grazie all'assessore alla pesca e al direttore Cartabellotta, all'assessore Bandiera, perché c'è stato e ci sarà ancora un impegno costante a favore di un'attività che fino a qualche mese fa, fino a qualche anno fa, era considerato soltanto un comparto e non un settore. Se la pesca non si fa in Sicilia, se la pesca in Sicilia non diventa protagonista, dove deve diventare? 62 comuni, 7 gruppi di azione locale, comuni costieri, le isole minori si sono messe assieme per la prima volta, lo diceva il sindaco di Favignana. È una bella occasione per poter ammodernare le strutture, per dare una boccata d'ossigeno a questo settore che è stato bistrattato anche dall'Unione Europea. Ricordate, fino a qualche anno fa si diceva: rottamate le barche, abbandonate la pesca, consegnate le licenze. Bene, noi invece stiamo ripercorrendo la strada in senso contrario. Giovani, avvicinatevi all'attività della pesca nelle sue diverse manifestazioni e opportunità di lavoro, potenziamo i porti e in Sicilia almeno 10-15 borghi marinari potrebbero essere ripresi e diventare un modello da inserire nei circuiti turistici. Questo faremo nel corso di questi 5 anni. Io vi ricordo che la legislatura non dura un anno ma dura 5 anni e noi abbiamo spalmato il nostro impegno programmatico nel corso dei 5 anni. Ne avremo davanti più di 4.